Buonasera amici e bentrovati qui su Speedy News da Barbara. Bentrovati a tutti dopo un po' di giorni di assenza, perdonatemi, ma Fabrizio mi sostituisce egregiamente. Spero quindi che continuate sempre a seguirci. Per chi ancora non fosse iscritto al canale, mi raccomando, iscrivetevi, fatelo ora, ricordatevi di cliccare sulla campanellina per le notifiche, lasciateci sempre un bel po' di like, mi raccomando, e abbonatevi possibilmente al canale. Dal 31 marzo in arrivo il nuovo decreto del governo con un nuovo bonus sociale e non solo, tanto tanto altro. Quindi seguitemi fino alla fine, mi raccomando, per non perdere nessun importante dettaglio. Come vi ho annunciato, quindi è in arrivo un nuovo decreto del governo. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giorgetti. Il decreto varrà circa 5 miliardi e verrà discusso il prossimo 28 di marzo dal Consiglio dei Ministri e tutte le misure in esso contenute dovrebbero essere riferite al periodo aprile-giugno, mentre intanto l'inflazione continua a mordere i conti delle famiglie italiane. Il governo quindi si prepara a varare un nuovo decreto soprattutto per calmierare i costi in bolletta e aiutare le famiglie meno abbienti. Ma vediamo come, vediamo nel dettaglio quali sono le misure previste. Allora, innanzitutto, la prima conferma è quella del bonus sociale. Anche per il secondo trimestre del 2023, le famiglie con un reddito fino a 15.000 euro potranno approfittare di sconti in bolletta. Se il nuovo decreto dovesse confermare la struttura attualmente vigente, allora chi ha un ISEE sotto i 9.530 euro continuerebbe a ricevere l'agevolazione in misura piena, mentre coloro che hanno un ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro e con meno di 4 figli a carico, allora in questo caso viene riconosciuto un bonus nella misura ridotta dell'80%. Altra misura che va verso la proroga è quella dell'IVA sul gas, del taglio dell'IVA sul gas. Nello specifico resterà ridotta al 5% invece di tornare al 10% o al 22% a seconda della tipologia di utente. Ma la novità più importante arriverà, a quanto si annuncia e sarà contenuto in questo decreto, dal 1° ottobre. Infatti, a prescindere dal reddito, e questo è molto importante, dall'inizio del cosiddetto anno termico, quindi a partire dal 1° ottobre, scatterà una nuova forma di compensazione per le spese di riscaldamento che sono veramente arrivate alle stelle in questo ultimo inverno. E scusatemi, questo diciamo rimborso di fatto sarà erogato ai nuclei familiari appunto attraverso la bolletta elettrica dell'elettricità. Quindi ci sarà una compensazione delle spese di riscaldamento attraverso appunto la bolletta elettrica. Quindi ci sarà dal 1° ottobre appunto una nuova forma di compensazione delle spese di riscaldamento. Seguiranno poi tutti i dettagli non appena sarà reso noto il contenuto definitivo del decreto. L'intenzione è poi quella di premiare sotto forma di bonus o sconti sempre in bolletta chi riduce i consumi. Mancano ancora i dettagli fondamentali, soprattutto come ad esempio in quanto consisterà effettivamente il rimborso. Queste sono però a grandi linee quelle che saranno appunto le novità contenute in questo nuovo decreto presto in arrivo. Per tutti i dettagli, mi raccomando, continuate a seguirci, vi aggiorneremo tempestivamente non appena sarà varato definitivamente il testo di questo nuovo decreto. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon weekend, vi aspetto presto qui su Speedy News con un nuovo video. Arrivederci a tutti, mi raccomando, non mancate di iscrivervi, di abbonarvi e di lasciare un bel like. Ricordate sempre la campanellina. Arrivederci a tutti qui su Speedy News molto presto.